Max, te, nam generator. E yeet, Max te <ride> Allora, cosa dice Max? Non ci crederai a questo, ma un idiota russo è appena arrivato e ci ha portato un generatore è un, è un sacco pieno di roba. Adesso lo apro. Allora, quello che è successo in questo, in questa, questo video, almeno la storia, è questa. La racconta il soldato ucraino. Dice, eravamo seduti in trincea, la posizione russa era a 200 metri da noi, all'improvviso abbiamo visto un russo in motocicletta arrivare per consegnare qualcosa alla posizione russa e invece di lanciarla a destra, l'ha lanciata alla nostra sinistra. Quindi alcuni regali dai russi, un generatore, delle batterie e così via. La parte più divertente della storia è che i soldati ucraini che hanno poi fatto questo video avevano giusto chiesto un generatore e qualche pezzo di ricambio qualche giorno prima e i russi gliel'hanno portato. Allora, salve a tutti amici e amiche, ben ritrovati. Allora, una risposta a un commento che ho ricevuto questa mattina in cui, non lo so, forse un insegnante di italiano mi ha fatto notare che... Eh, dire amici e amiche è sbagliato perché basta dire amici, lo so, è un po' il mio modo per dire signori e signore, no? È una sorta però in, in modo più informale. Fra l'altro sottolineo la cosa perché ci tengo al mio pubblico femminile per diverse ragioni, nel senso è importante sottolineare la cosa perché è una tematica a cui tengo molto quello non solo della parità dei diritti ma soprattutto della condizione della donna è un argomento molto caro per me ora non fraintendetemi non sono di sicuro non faccio parte della cultura woke non sono uno di quelli che estremizza i discorsi di inclusività e quant'altro nel senso io sono più che per la parità dei diritti che è un discorso sacrosanto sono proprio per una rappresentazione della donna nella nostra società che deve cambiare e questo su questo appunto non smetterò mai di sottolinearlo quindi è per questo che tutte le volte che apro i miei video sottolineo amici e amiche certo se dovessi fare discorsi attuali e inclusivi dovrei dire amici amiche amiku amic non lo so non sono così avanti ecco faccio parte di una generazione un po, un po più indietro rispetto a questi argomenti quindi sì, questa è la situazione. Ora, fra l'altro colgo l'occasione per allacciarmi a questa tematica anche per un commento che ho letto giorni fa a proposito dell'attacco israeliano ai danni dell'Iran, in cui sono state utilizzate delle donne come piloti. Fra l'altro ecco questo. Non, sono, non so se sono state loro direttamente, ma queste quattro pilote, pilotesse sono o pilota. Sono israeliane e, fra l'altro, l'immagine è bellissima perché dietro c'è un nostro aeroplano, l'MB346, un aereo che utilizzano per addestrarsi, quindi ulteriore motivo di orgoglio. Le donne possono pilotare gli aerei esattamente come gli uomini eh, e lo fanno da oltre un secolo. La storia è lunga, eh, un, un giorno riprenderò un video che avevo realizzato proprio sulla storia delle donne ai comandi degli aeroplani che da subito hanno cercato di, eh, di vincere le resistenze dei, degli uomini, dei maschietti, per impedirle di volare. Invece le donne hanno diritto alle ali esattamente come gli uomini. Eh, e fra l'altro le donne hanno un piccolo vantaggio, eh, pesano meno, quindi l'aeroplano ha prestazioni migliori, <ride> semplicemente, perché ogni grammo che ti porti a bordo pesa e eh, eh, incide sulle prestazioni dell'aeroplano. Quindi... Eh, per pilotare gli aerei serve il cervello il cuore soprattutto il cervello ed è una cosa che le donne hanno ora mi allaccio al discorso dell'Iran perché appunto in quel commento che non mi è piaciuto mi è stato fatto notare che non è vero che le donne in Iran sono vivono in un regime di oppressione ora converrebbe informarsi meglio perché io penso che non esista popolazione più coraggiosa delle donne in Iran oggi che si ribellano contro quella mentalità retrograda e veramente indietro dei fanatici religiosi che le vorrebbero schiavizzare letteralmente. È pieno di testimonianze, letteralmente pieno di testimonianze di donne che si ribellano in Iran, ha un costo enorme, non stiamo parlando di proteste alla LGBT, stiamo parlando di gente che finisce in galera, se non indossa i jab, se mostra i capelli letteralmente, perché appunto il vestito che, che, copre, che le copre eh, serve a quello, a mascherarle, a nasconderle, eh, ed è pieno, pieno di ribellioni in giro. Ora trovo difficile esprimere questi concetti perché non posso parlare apertamente su YouTube, però ecco, L'arresto e i dieci anni di prigione possono sembrare una pena severa per queste donne, ma quello che vorrei dire è che non è solo la prigione, è poi quello che subiscono in prigione il vero problema, è il fatto che c'è un regime in Iran che è terribile da questo punto di vista, non solo verso le donne. Che ancora nel, questa, per esempio, un'immagine del 1979 queste erano 100.000 donne in Iran. Cioè, insomma, prima di questo fanatismo religioso al governo in Iran c'era uno stato monarchico che stava crescendo e aspirava a diventare uno stato moderno. Tra l'altro notare qui la scritta all'Italia probabilmente per dei biglietti. Ora. È chiaro che le donne in Iran sono una tematica molto interessante e anche molto attuale. È pieno il web di, di, di fotografie e immagini che ci ricordano che c'è una lotta in corso per i diritti delle donne ed è importante ricordarla. <coughs> quindi, quindi ecco, non è solo questo, ma anche in Ucraina le donne stanno facendo la loro parte. E, e qui, appunto, volevo ricordare un'altra vittima, Anastasia, che è un medico militare che ha combattuto al fronte, ha perso la vita, e, mentre suo marito si trova prigioniero ancora oggi in Russia, non si sa la sua sorte. Quindi, ecco, questo è importante dirlo. Sono giorni particolari, eh, vorrei dire che anche in Italia abbiamo avuto la nostra lotta, anche se a volte, ecco con esiti non del tutto ideali, soprattutto appunto se parliamo non tanto dei diritti della donna, ma proprio della rappresentazione della donna che ha portato probabilmente a vent'anni di, di degrado nel nostro paese. Oggi forse ci stiamo riprendendo, però ecco, a volte con esiti positivi, altre volte no. Ecco, fra l'altro, per sdrammatizzare un attimo su questa tematica, ho visto questa immagine e ve la devo proporre perché penso che questo sia... Il miglior costume di Halloween che io abbia mai visto, fa paura. Ora, in America la tematica sulle donne, la condizione delle donne, la rappresentazione delle donne è quanto mai attuale, voglio dire, eh, soprattutto perché al momento no, mancano 5 giorni, quattro giorni alle elezioni presidenziali. Abbiamo proprio due schieramenti. Da una parte. Una rappresentante al femminile per una presidenza che potrebbe essere la loro prima volta, e dall'altra abbiamo un uomo che rappresenta tutto quell'ideale, quella forma di retaggio antico di mentalità per cui la donna deve essere un oggetto, considerata appunto un soprammobile che non può partecipare alla vita politica, deve stare relegata in un secondo piano. E voglio dire, potrei parlarne. Tanto di questo ma ecco mister t o il capellone cotonato come vogliamo chiamarlo che usa la vernice sulla pelle per apparire più abbronzato rappresenta quel tipo di società molto retrograda eh, è chiaro ognuno ha le sue idee però ripeto la mia idea per il mio canale è questa io ci tengo a questo, a questo argomento e appunto vorrei parlarne. In questi giorni ovviamente c'è una parte dell'America che vuole combattere questo retaggio del passato e una parte invece che vuole tenerselo stretto. È interessante vedere come molti, moltissimi eh, personaggi dello spettacolo e del cinema stanno facendo di tutto per appunto portare i voti verso la Harris. Questi sono appunto gli eroi della Marvel. Eh, ma non solo, per esempio, c'è anche un direttivo, ex, ex qui è stato intervistato l'ex direttore della CIA a casa sua, Mandy Patkin, in cui appunto spiega come proprio dalla parte di chi ha votato per i repubblicani c'è molta preoccupazione per quello che rappresenta il personaggio che ho citato prima e quindi invita anche i repubblicani stessi a cambiare per... cioè meglio votare la, la Harry se dicono piuttosto che votare Trump anche se sono repubblicani e questo è un po' il discorso viene sottolineato in continuazione il problema proprio legato alle donne e in questi giorni eh, il candidato per i repubblicani sta facendo delle dichiarazioni surreali veramente terrificanti. Ecco, non so come dirlo perché non posso neanche citarle, ma insomma dire che sono sessiste è dire poco, usare un eufemismo. E fra l'altro colgo l'occasione per ricordare il grande personaggio che è stato McCain. Se ci fosse stato McCain oggi avrebbe sicuramente avuto molte molte più possibilità di vincere contro la Harris, anche per un'esigenza di cambiamento dopo Biden. McCain sarebbe stato un personaggio con gli attributi. Lo ricordo in questo video in cui appunto lui stesso in campagna elettorale risponde a una delle repubblicane, che dobbiamo ricordare i repubblicani in America sono un po' quelli più estremi, no, non che in America esista la destra e la sinistra come la intendiamo noi in Europa perché sono più o meno tutti orientati verso il centrodestra i due schieramenti, però è bene ricordare che nei repubblicani c'è tanta di quella gente che per esempio ecco da noi in Italia sarebbero quelli contro categoricamente contro i migranti, quelli per chiudere i porti, quelli per uscire dall'Europa, quelli più estremi, quelli che rispondono molto di pancia, ecco, a certe problematiche sociali. Questo un po' l'ho detto in maniera semplicistica, chiaramente, uh, come devo dire, sono quelli un po' più estremi, ecco, in America. E la signora dice, visto che al tempo eh, era in corsa Barack Obama, la signora era diciamo un po' estrema. La signora, l'anziana, dice non posso fidarmi di Obama, ho sentito brutte cose su di lui perché anche all'epoca c'era la disinformazione, dice non posso fidarmi di uno, stava quasi per dire no, eh, del colore della sua pelle. E immediatamente McCain la interrompe. E stiamo parlando di McCain, che è il suo avversario politico in questa corsa alle elezioni presidenziali. Nome. no Nome. No, C'è no, signora, no signora. She's a decent family citizen that I just happen to have disagreements with on on fundamental issues and that's what questa campagna è all about. McCain sottolinea e dice no signora, no signora è un uomo davvero rispettabile, un uomo di famiglia e non è su questo di cui, su cui voglio fare la mia campagna elettorale, non c'entra assolutamente niente. Questo per sottolineare appunto che è un uomo politico di valore, non mette in mezzo il colore della pelle, non mette in mezzo il sesso di una persona e stiamo parlando di due cose, proprio due mondi diversi rispetto a come rappresenta la questione. Questo personaggio qui. Che, fra l'altro, fa un po' ridere, perché si è fatto. Ha fatta, sta facendo anche questo nella sua campagna elettorale. Vabbè, ha rischiato di inciampare perché ha la sua età e di questo lo accusano. Cioè, fra l'altro, c'è questo strano movimento delle gambe barcollanti. Che sta suscitando preoccupazioni in America sulla sua salute, visto che non dichiara nessuna visita medica come dovrebbe fare regolarmente e ha se fatto un giretto su un camion della spazzatura come vedete ok che è diventato il camion della, della spazzatura mm -hmm. one per gli americani ora qualche giorno fa era al mcdonald's a servire patatine <ride> ovviamente appaiono i meme su di lui no e fra l'altro, questa cosa del cambio della spazzatura, che cosa ha suscitato nei fan di T, che abbiamo visti, ovviamente hanno iniziato a vestirsi così, il che è abbastanza ridicolo, tanto appunto il meme sono, e <ride> sono questi, e così hanno iniziato a vestirsi con i sacchi della spazzatura in pubblico, e fa ridere. Comunque andiamo avanti, quindi chiusa questa parentesi sulle donne era appunto per parlare anche di questo, visto che ci sono le elezioni americane oggi, in, in arrivo voglio dire. Allora andiamo avanti e parliamo dei soldati della Corea del Nord. Questo è l'ambasciatore russo all'ONU che ha detto il trasferimento delle truppe nordcoreane in Russia è disinformazione. Nebenzia, ambasciatore all'ONU, lui ha dichiarato questo. Quindi non è, secondo la Russia non è vero che ci sono truppe nordcoreane in Russia. E dice: La performance di disinformazione a cui abbiamo assistito oggi è un tentativo di giustificare le loro decisioni di inviare truppe nato a sostegno del regime nazista in Ucraina. Parole sue. Quindi adesso vi ho portato la versione russa della storia. La versione di tutto il resto del mondo è questa che sono state viste e non solo. Il governo ucraino ha nominato, cioè ha identificato tre generali nordcoreani che accompagnano altri 500 ufficiali inviati in Russia. Quindi tre generalissimi nordcoreani insieme a 500 ufficiali. Uno di loro è stato identificato, identificato come il generale Kim Yong-bok. È un generale di alto rango con il comando di truppe delle forze speciali, fra cui l'undicesimo corpo, noto anche come Storm Corps, che secondo il servizio di intelligence sudcoreano è stato inviato in Russia. Inoltre, le dichiarazioni al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La delegazione ucraina ha affermato che i piani prevedono che le truppe nordcoreane siano formate in almeno 5 formazioni, da 2.000-3.000 soldati ciascuna, e integrate nelle unità russe per nascondere la loro presenza. Questo è. Lo stesso Austin ha fatto un discorso dei suoi, mi piace quest'uomo, devo essere onesto perché è uno che non se le tiene, un po' come me, non ha peli sulla lingua, quando deve dire le cose le dice, e non è che poi prenda iniziative personali, se parla così è perché è autorizzato a farlo. Quello che appunto ci riporta è che le truppe sono state viste, sono attualmente sono monitorate. Tutto quello che è stato avvistato, è stato identificato, è che i russi hanno mosso queste truppe nordcoreane vicino al confine con l'Ucraina e in particolare poi nella regione di Kursk. La situazione è grave, dice Austin, e gli Stati Uniti insieme agli alleati prenderanno delle decisioni di conseguenza. Questo un po' per ricordare quello che avevo già anticipato nel senso... Davvero una pessima mossa da parte di Putin, nel senso se proprio ci teneva a evitare l'escalation, a evitare che la Nato supportasse di più l'Ucraina, questa è stata la mossa peggiore che poteva fare chiedendo supporto alla Corea del Nord. Ed è, non è solo una questione di uomini, perché cosa può dare la Russia in cambio alla Corea del Nord? Beh... Il discorso è grave, nel senso soprattutto poi dobbiamo considerare uno degli interlocutori principali di questa vicenda che non è di certo l'Europa ma la Corea del Sud. La Corea del Sud è la prima a preoccuparsi di questo, di una eventuale collaborazione fra Russia e nord Corea del Nord. Che poi fra l'altro, ecco, torno un attimo indietro, lo stesso Austin ricorda, ecco, dice lasciatemi... Lasciate che vi ricordi che la Russia. Abbasso il volume. Ha firmato. Una risoluzione all'ONU. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU. La Russia ha firmato una risoluzione per non assistere militarmente la Corea del Nord. La Russia stessa ha firmato una risoluzione dell'ONU per non fornire nessuna assistenza alla Corea del Nord. E naturalmente sappiamo che attualmente Putin sta fornendo supporto militare alla Corea del Nord e all'Iran, ok? Quindi questo è molto grave, molto grave. E la Corea del, del Sud denuncia anche questo fatto, nel senso... Eh, vi leggo un po' questa dichiarazione del Presidente eh, in cui dice che una, delega una delegazione della Corea del Sud visiterà l'Ucraina questa settimana, condividerà informazioni importanti sulle truppe nordcoreane in Russia e discuterà le misure di cooperazione fra Corea del Sud e Ucraina. Prima di arrivare in Ucraina la delegazione sudcoreana informerà il Comitato politico e di sicurezza dell'Unione Europea incontrando funzionari della difesa e dell'intelligence dell'Unione Europea per condividere informazioni e discutere la cooperazione. Questa cooperazione militare illecita fra Russia e Corea del Nord mina fondamentalmente l'ordine internazionale basato sulle regole e rappresenta una minaccia per la pace nella penisola coreana e a livello globale ha affermato il presidente della Corea del Sud. Quindi non è una notizia da poco. In uh, aggiunta a questo, ve l'avevo già accennato nei giorni scorsi, la Corea del Sud fornirà munizioni da 155 mm all'Ucraina. Quindi lo ripeto, se Putin aveva solo bisogno di più persone da mandare nel carnaio, questo è il risultato che sta ottenendo. E, e quindi sì, questa è la situazione. Allora, il, il problema fra l'altro, non da poco, adesso abbiamo parlato di uomini, ma ripeto, la Corea del Nord, se riceve assistenza militare da parte della Russia, è un grosso problema, se parliamo per esempio della possibilità di sviluppare ulteriormente il proprio programma nucleare, cioè ragioniamoci un attimo. Da questo punto di vista e lo stesso vale per l'iran cioè la, la russia è stata definita in più articoli che ho letto una paria in questo momento si sta trasformando letteralmente in uno stato canaglia esattamente come la corea del nord e l'iran ora vi porto, allora, vi porto alcuni aggiornamenti dal fronte la situazione è piuttosto dinamica ora arrivano fra l'altro notizie interessanti dalla regione di Kursk, fra l'altro vi porterò anche dei video oggi spettacolari che raccontano un po' la situazione sul campo. Vediamo se, ecco, vi prendo la mappa di Mayakovsk perché mi piace di più. Deep State è molto anzi Deep State, vediamo se riesco a mostrarvi Ah, eccola. Le linee difensive Uh, no, niente Allora Ecco, l'ottocento decima Questa mi serve In questa regione Allora, la regione di Kursk, come dicevo È piuttosto dinamica in questo momento La presenza di tutte queste icone Datate al 31 Ieri, il 31 Il 31 Questi sono tutti video che mostrano una sistematica rottamazione, ecco. Leggete fra le righe, rottamazione di mezzi russi inviati avanti. ok? prendete nota di quello che ho appena detto, mandati avanti. Perché pare che la situazione qui in questa sacca in questa città che si chiama avevo scritto per, ecco Zonischa qui, quest'area A quanto pare gli ucraini sono riusciti a riportarsi di nuovo a Novorivka e ora si sta combattendo in quest'area, in queste ore. E di sicuro la, tutte queste testimonianze di video geolocalizzati il 31 ieri ci danno un'idea di quanto successo hanno avuto le forze ucraine nel respingere l'assalto da parte russa in questa direzione. Ok, è in questa sacca. Questo è quello che è successo ieri. Ora, eh, secondo il presidente Zelensky, la presenza delle truppe ucraine nella regione di Kursk attualmente ha ancora due obiettivi. Il primo obiettivo era un obiettivo tattico, cioè quello di alleggerire la pressione sul fronte a sud-est e a est. Questo è relativamente successo perché abbiamo visto che semplicemente Putin se ne frega della, della vita dei suoi uomini e li manda avanti comunque a migliaia. Però ecco, una cosa che dobbiamo dire è che nella regione di Kursk da tutti i video che vi ho riportato si sono visti meno disperati mandati avanti, ma più truppe scelte. E questo è interessante nel senso che anche da parte ucraina nella regione di Kursk ci sono truppe molto formate, molto preparate. Quindi eh, questo è quello che sta succedendo. Di sicuro c'è stata una mobilitazione di molte truppe presenti nella regione più a sud, in quest'area. Provo a disegnare da qui. Sono state spostate nella regione di Kursk, da queste aree. Ora uno direbbe perché gli ucraini non spingono verso la Crimea. Beh, ci arriviamo, però come vedete, perché i russi... Queste sono tutte queste linee blu, perché i russi hanno costruito imponenti trincee e fortificazioni in tutta l'area e dove non ci sono, il terreno è talmente pianeggiante che è molto difficile per gli ucraini avanzare. Quindi, ecco, questo è un po' il riassunto della situazione. Ora, prendo spunto dalla regione di Cusco proprio per zoomare, per mostrarvi questa, questo punto. Vedete? Con questo video, che è il 31, un assalto. Il 31, il 27. Questo video del 31 è interessante perché ci mostra il modus operandi della Russia nella regione di Kursk. Anche e se fate caso, guardate questi due boschetti ed è proprio questo video qui. Qui ci sono tre mezzi russi che vanno all'assalto. Proprio qui, in questo campo. Questa è la radura. Eh, Torna indietro. Questa radura qui. In questo assalto, come vediamo, ci sono mezzi russi che avanzano. Arriverò a un certo punto, poi devo bloccarlo perché non posso mostrarvi interamente le immagini. Però le, gli ucraini sono in questa boscaglia qui. Sono nascosti qui. Quello che succede è che quando cominciano a ricevere il fuoco da parte... Ecco, qui ci sono dei soldati ucraini, qui, che sparano con dei RPG, non so cosa sono, Javelin, quello che è. No? Non credo, penso, siano semplici munizioni anticarro. E Quando i russi iniziano a, a subire i primi colpi, inizia la loro opera di deploy, cioè i mezzi sono pieni di uomini e iniziano a scendere questi uomini. Ma subendo il fuoco... Quello che fanno è che si ritirano, letteralmente, iniziano a scappare, tornano indietro. Uno di questi mezzi poi si fermerà qui, in questo punto. Ed è esattamente quello che viene documentato in questo video. Mezzo BTR abbandonato. Questo è l'assalto di cui vi ho appena parlato, ma è fallito. Quindi è, questo assalto è stato respinto ed è molto ben documentato da quelle riprese. Vi passo il video in descrizione se volete vederlo. Ora, andando avanti, in altri punti del fronte, eh, la situazione è rimasta invariata rispetto a quello che vi ho detto ieri, non ci sono grossi cambiamenti per qualcosa come 700 km, se non alcuni assalti che si vedono meglio nell'altra mappa della regione di Kharkiv. Ecco, vi faccio vedere. Nella regione di Kharkiv vediamo che c'è un'avanzata da parte ucraina. Sono piccole avanzate, condotte da piccole unità senza grandi numeri, però comunque hanno effetto nella regione di Belgorod. E lo vediamo qui. Qui e qui. Mentre... In tutto il resto del fronte per circa 700 km non ci sono grossi cambiamenti, ma nell'area di Toresk vediamo gli aggiornamenti per quello che vi avevo parlato, di cui vi avevo parlato ieri, in cui vediamo gran parte della città a sud est contesa, con una, una situazione in, in, leggero, in leggera eh, ritirata da parte russa nel centro. Se fino almeno a um, pochi giorni fa i russi si erano spinti fino a qui, adesso la loro, la loro zona di occupazione è stata ridotta dalla pressione ucraina, stanno facendo un ottimo lavoro. E lo stesso si può dire anche nella loro spinta in, questa, in questo vettore. Nella zona di eh, Pokrovsk ci sono state ancora qui alcune avanzate, mini avanzate con i mezzi Bradley di cui vi parlavo ieri. Però per il resto, come vedete, se è ormai è caduta e i russi avanzano speditamente, creando un nuovo vettore di pressione verso Pokrovsk qui. Fra l'altro Proprio in direzione di Pokrovsk arriva questo video che sembra un po' quelle che le azioni che compiono i, gli israeliani nei bunker di eh, Hezbollah, dove brillano intere porzioni di bunker. Questo è proprio uno, uno dei video che arriva dall'area di Pokrovsk. Allora quindi poi per chiudere il discorso sulla situazione sul campo, anche se poi ci tornerò con delle testimonianze di soldati a sud-est, la situazione invece è piuttosto drammatica per le forze ucraine. Dove fra l'altro, ecco, la zona di Kurakove c'è stato questo avanzamento ulteriore, dove si segnala la presenza un po' più avanti verso il ponte di truppe russe. Le perdite comunque sono consistenti da parte loro, ma si sta creando appunto una situazione in cui i russi cercheranno di chiudere tutta quest'area spingendo da, da due parti, da due fronti e cercheranno entro la fine dell'anno di chiudere tutta quest'area e quindi raggiungere Kurakove. Fra l'altro qui si segnala una piccola mini controffensiva da parte ucraina, si vede meglio su questa mappa. Vedete qui? Fra ieri e oggi. Ieri era così, era, la, la, era segnalata la presenza di truppe russe. Oggi ridotta presenza di truppe russe, ma questa non è una controoffensiva ucraina. Si sospetta che sia semplicemente un mini assalto per permettere alle truppe di ritirarsi per dargli respiro. Ecco, questo è quello che posso dire. Allora. Mi avete chiesto nei commenti la sorte del una storia che parlava di un russo che aveva fatto fuori 11 suoi commilitoni ed è arrivata, eccola qui. Allora, la storia che posso dirvi è questa. Secondo il dossier Spy, il 26 ottobre Maskin Fedorchenko era un soldato russo della seconda armata la compagnia del 38esimo motorizzato eh, battaglione ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 10 commilitoni addormentati nei pressi di Zaporizia prima di fuggire verso Pologi un giorno prima a Kremakovnie nella regione di Kursk il capitano Dimitri Slepny vice comandante dell'810 dei marin, dei, dei marin uh, russi è stato ucciso durante una disputa presso un posto di osservazione. Quindi sì, questa è una storia apparentemente vera che racconta di un prigioniero, ex allora, carcerato, arrestato per omicidio, mandato al fronte, non è che poi no, si nobilita, è chiaro che sono persone problematiche che non gradiscono certe situazioni e, e questo qui ha fatto fuori 10 russi prima di fuggire. Andiamo avanti, queste. Scusate, scusate lo stomaco se so... <ride> brontola. Queste sono le immagini dei russi che man vengono mandati al fronte, okay? Con questi nuovi mezzi di trasporto militari, direi. Poco militari, di militare c'è solo la Z. Fra l'altro, notare le analogie, giustamente, come qualcuno ha riportato. Altro video da parte russa. Eh, interessante perché questo come vedete sono soldati di forze speciali. Questi arrivano dalla 810 ma proprio dalla regione di Kursk da qui. Naval Infantry Brigade, sono sono fanti di marina, l'equivalente, insomma, eh, e a parlare è uno dei loro comandanti. Che dice? Today Oggi è il 24 ottobre 2024, noi siamo soldati della 382esima, vabbè, Separato Battalion, 8, ecco l810 eh, compagnia d'assalto, e siamo stati mandati nel tritacarne, come carne da cannone contro eh, posizioni ben rinforzate con mitragliatrici, cioè sta dicendo ci hanno mandato uh, così all'assalto contro postazioni di mitragliatrici ben difese il nostro obiettivo era quello di fare una ricognizione di scoprire le posizioni del nemico e tornare indietro senza, senza entrare in combattimento quindi riportare le nostre informazioni al comando era una ricognizione e l'abbiamo fatto dice Ba, ma i nostri comandanti ci hanno chiesto poi di attaccare frontalmente: di attaccare frontalmente proprio quelle posizioni rinforzate con le mitragliatrici, dove il nemico che avevamo fatto l'avanscoperta proprio di ricognizione aveva un enorme numero superiore al nostro. Eravamo quattro gruppi di quattro persone. Due sono, hanno cessato di esistere. Quindi due gruppi da quattro hanno cessato di esistere. Quindi siamo rimasti in due gruppi da quattro. E noi, set, noi sette adesso abbiamo deciso che non vogliamo essere carne da cannone. Questi ordini... Non arrivano per la prima volta. E non vogliamo servire in questo battaglione. Non vogliamo più servire in questo battaglione, dice. Ora ci troviamo in questa condizione. E non sappiamo cosa ci accadrà. Se verremo usati. In maniera. Per farci pressione psicologica, non è incerto per farci pressioni fisiche o morale contro di noi, stiamo chiedendo aiuto. Dice quindi è molto simile a una delle situazioni che avevo raccontato giorni fa: in cui un altro gruppo se sembra veramente una copia. Di quello che è successo qualche giorno fa, dove un altro gruppo di soldati ben preparati, non stiamo parlando di, di, di disperati qui, stiamo parlando di truppe scelte che hanno equipaggiamento, vedete, cioè, non è il disperato giusto e mimetica senza neanche armi, qui stiamo parlando di truppe che hanno equipaggiamento serio, e anche quel gruppo. Di cui vi raccontavo giorni fa si era trovato improvvisamente in mezzo fra le forze ucraine e le forze russe che entrambi cercavano di colpirli perché gli ucraini devono fare il loro lavoro e i russi cercano di zittire queste forme di ribellione. Ora è chiaro che questo gruppetto non si sa adesso che fine ha fatto, ma eh, chiedere aiuto le uniche persone che potrebbero aiutarli ora sono gli ucraini, di sicuro non i russi. Rivolgere un, un una video denuncia di questo tipo non serve a niente, non c'è nessuno che le aiuterà da parte russa. Mentre, nelle zone appunto di sud-est dove i russi stanno avanzando e occupano villaggi su villaggi, queste sono le scene ordinarie: i caroci ieri. Hanno fatto incetta di vettovaglie e provviste, perché ovviamente non è che se le portano dietro, Santo, vanno avanti, fanno, sono so, solo andata, non si portano le provviste, non si portano le razioni alimentari. Cioè, se, se tanto durano un giorno, sono molto fortunati quando trovano qual qualcosa da mangiare e dice, sei affamato, fratello? Certo che sono affamato, quindi... Queste razzie sono normale amministrazione. Andiamo avanti eh, per concludere, siamo vicini alla fine. Eh, segnalo alcuni attacchi con droni da parte ucraina. Ucraina, questo è avvenuto a 1500 km di distanza, è un record, è stata colpita UFA con un attacco dronico. Si parla di una fabbrica. Non ho ulteriori informazioni che arrivano da lì. In quest'altro video, ne approfitto per parlare del cosiddetto sistema Tomahawk, in cui si sta parlando di dare agli ucraini i Tomahawk. Ora sfatiamo un attimo, faccio un attimo di fact checking, come direbbero, o debunking. Il Tomahawk è un missile da crociera americano, famoso, perché lo abbiamo visto utilizzare tanto, per esempio, nella guerra del Golfo, nelle due guerre del Golfo, anche in Kosovo. È un grosso missile da crociera che ha qualcosa come 2500 km di portata, trasporta quasi 500 kg di esplosivo che può essere a frammentazione eh, o alto esplosivo, eventualmente anche ordigni nucleari, ma questo vabbè, giusto per dirlo. Comunque è un'arma americana ancora oggi in uso, ma Può essere data all'Ucraina per colpire in profondità la Russia? Teoricamente sì, ma c'è un grosso ma. Il sistema di lancio. Questo è il suo sistema di lancio da terra, il BGM-109 Gryphon, eh, che non è più prodotto negli Stati Uniti dal 1991. Normalmente il Tomahawk parte adesso o oh, viene lanciato da un B-52. B1, quello che è oppure, tipo in questa immagine che vedete, se no parte normalmente da sottomarini o navi questi sono i lanci di Tomahawk da sottomarini e quindi eh, come fai a darlo all'Ucraina? Eh, c'è un, un grosso problema, nel senso dovresti dargli anche delle navi da cui può partire o dei sottomarini il che sarebbe comunque un problema. È vero che i russi alla fine nel, nel, nel Mar Nero hanno una flotta inconsistente che ha fallito tutti i suoi obiettivi, però comunque c'è sempre il rischio di fornire questi missili a unità navali ucraine che sarebbero comunque esposte. Mentre si parla invece di fornire ai Sea King, che sono questi elicotteri che gli ucraini hanno, sono elicotteri per la SAR, sarebbe ricerca e soccorso, ma anche pattugliamento marittimo. Eh, fornirgli dei eh, Marte Air, che sarebbero dei missili antinave, piccoli ma efficaci e tecnologici. Questo si sì, potrebbe fare il di più. Altre notizie, un attacco dronico ha colpito eh, un impianto petrolifero in Russia, in piena... Più che in Russia, sì, nel Caucaso settentrionale, qui in quest'area ci sono i video che lo documentano. Uh, poi andiamo avanti, segna da parte russa, queste sono in forma fonti russe, OSINT te Technical la riporta, ma anche altri si parla dell'ennesimo su 34 caduto. Non è chiaro se è caduto in combattimento o per un'avaria, ma si sì. Da fonte russa parlano che l'equipaggio non è sopravvissuto, non è riuscito a lanciarsi. Quindi sì, una un Su-34 in meno, il che fa bene perché sono aerei che lanciano le bombe plananti. Confermata invece la distruzione del radar dell'S-400 in Crimea da parte del sistema Atax, ATACMS. Quindi un sistema Medio raggio partito dalle posizioni ucraine che ha colpito la, la postazione difensiva, quindi la Crimea attualmente è esposta. Quindi per concludere, vi lascio con questo video. E visto che so che alcuni di voi sono molto più esperti di me sui droni, lo utilizzo come gancio per a, a, parlare di, questa, di questo aspetto visto che avete sollevato la questione giorni fa, pilotare droni in sé non è difficile, nel senso basta fare un po' di pratica, ma dipende dal tipo di volo, ok? Eh, il drone che compriamo al supermercato ha dei, dei sistemi di sicurezza che impediscono di, essere, di fare voli troppo pericolosi. Eh, io, se posso parlare per la mia esperienza personale, eh, l'avevo già detto tipo nel 2000... Eh, 12 ho costruito un esacottero della DJI per fare riprese aeree per esempio eh, potevo utilizzare eh, tre modalità di volo una era molto blanda la seconda un po più aggressiva la terza toglieva completamente i freni al, al drone eh, per potergli fare letteralmente le cose che vi sto per mostrare in questo video quello che ho visto fare con Confermate quello che sto dicendo, ovviamente metto le mani avanti perché non sono così esperto, essendo passati tanti anni. E che gli operatori dronici ucraini tendono a usare molto la modalità libera, perché in questo modo il drone può fare esprimere al meglio tutte le sue prestazioni. E tipo questo video ci mostra le potenzialità di questi oggetti. Ora è chiaro che questo personaggio qui è un vero manico, nel senso avrà distrutto un migliaio di droni per riuscire a fare queste, queste acrobazie e poi comunque sta pilotando un drone da competizione leggerissimo dove c'è solo giusto lo scheletrino di carbonio e l'elettronica e i motorini e nient'altro, quelli ucraini hanno, si portano dietro anche la, la bombetta quindi sono più pesanti e possono fare cose molto meno acrobatiche da questo punto di vista. Però sicuramente fa impressione. Eh, il percorso per prepararsi a questo tipo di volo è, è lungo, non è così. Non sono giocattoli. Prima si passano eh, decine e decine di ore in simulazione, perché ci sono proprio dei simulatori di droni per questo tipo di volo. E poi, piano piano, si comincia. Eh, eh, la pratica è lunga, insomma, non è diversa dal percorso per prendere un brevetto di volo, è vero. E questo è quanto, quindi fatemi sapere nei commenti come sempre, e mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, lasciate un mi piace e un grosso abbraccio, alla prossima!